Benvenuti in Kiwi! Benvenuti ragazzi a questa seconda puntata di Temptation, di Cornutation Island! Aspetta un attimo. Devo prendere la mia mascotte. Devo prendere il mio bollino blu che ci terrà sempre compagnia in queste puntate di Cornutation Island, ok? Allora, la volta scorsa, come avete visto, abbiamo nuotato già le prime coppie belle scoppiettanti. Questa volta, chi sarà quello o la persona che si meriterà il bollino blu? Lo andiamo a scoprire tra poco. Nel frattempo che iniziamo a scoprire questa cosa di oggi, voi nel frattempo, a te, io lo dico a te, non a te che già hai messo like, sei già iscritto, per te va bene così, tu continua così, bravo. Lo dico a te invece che mi stai guardando e non sei iscritto ancora a questo canale, perché iscriviti al canale. Tanto che te, cioè, a quanti canali sei iscritto? 100, 200, 300, 301, 201, ok? Tanto uno in più, uno in meno, non ti fa niente, capito? Devi iscrivere al canale e poi attivare anche la campanellina, così quando escono i nuovi video, che prossimamente ci saranno video molto, molto, molto interessanti, sarai già aggiornato. E chi lo sa che nei prossimi video ci potresti essere anche tu. Questo è un piccolo spoiler per dei nuovi format che farò nelle prossime settimane. Quindi, piccolo format, ci può essere anche qualcuno di voi che mi sta guardando e che è iscritto o che non è iscritto e si iscriverà in questo momento. Iscriviti, attiva la campanellina e già che ci sei, metti anche like, tanto così ti levi già un pensiero già da subito e poi quando finisce il video te ne vai a fare quello che devi fare. Va bene? Quindi mi raccomando, aspetto il tuo iscriviti, vai, perfetto. Allora, come stavamo dicendo, vedremo oggi chi sarà la persona che si sarà aggiudicato il bollino blu di oggi. Va bene ragazzi, quindi iniziamo subito, dai, che oggi ho visto già alcuni piccoli spoiler, quindi oggi mi sento già proprio la puntata bella scoppiettante. Pum, 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 pum. E poi ragazzi, che dire, ho fatto anche lo schermo nuovo, vedi, con questo degli youtuber, come c'erano tutti gli youtuber adesso ultimamente, con i neon così, col fulmine, col bacio che vedremo tra poco, qualche bel bacetto. E quindi ragazzi, fulmine, bacetto, sta bacheca che tra un po' si riempirà, ancora non so di cosa, ma qualche idea mi verrà in mente. Dai raga, iniziamo, dai. Love the way you like. Benvenuti alla seconda puntata di Temptation. Ma benvenuto anche a te Filippo, bravo. Benvenuto anche a te Filippo. Le domande cercheranno risposte. E le risposte cercheranno domande. I dubbi cercheranno certezze. E le certezze cercheranno i dubbi. Allora, ogni volta tu sempre ste cose dici. Secondo me è copia incollato questa frase così. Vabbè. Tutto questo è Cornutation Island. Entriamo subito nel vivo del racconto. Ma sì, dai, entriamo subito, iniziamo subito questa bella puntata. Stefano, ho una comunicazione per te. Ti aspetto al falò. Oh, Stefano e va al falò. Vediamo cosa gli dice, cosa gli è successo. Sei pronto? Notizie, nuove notizie dalla sua donzella. Cioè non c'ho voglia amore, perché cioè, lo vedo come una, cioè, una cosa sporca, specialmente come la fa lui. Beh, oddio, sporca. Beh, perché, porello, ma perché, cioè, deve essere una cosa tutti insieme. Certo, ci si può sporcare. Vabbè, è normale, diciamo. Non mi sento desiderata, come se lui facesse una cosa meccanica, punto. Quindi neanche mi piace più. Cioè vabbè, mo che lo vai a dire così al primo che ti capita davanti ste cose, cioè... Facciamo molto di meno l'amore. Ma no, non glielo di, ma non è che gli vai a dire tu come lo fai. Non lo vuole fare perché dice che io lo faccio in maniera sporca. Ma mi sto fermo allora e...
Dai, iniziamo proprio bene sta puntata, eh. Tu come lo fai? Ma che gli vai a chiedere? Tu come lo fai? Va bene, la faccia di Filippo, No, se hai un bel corpo fai avvicinare. Se hai una bella mente puoi intrattenere. Ma solo se hai un bel cuore puoi far restare. Ma va. È arrivata la poetessa. La poetessa di stato. È davvero importante. Ma che c'ha in testa quello? Ma che c'ha? Ma chi è il sultano del Cornuay? Il sultano del Cornei? Ma chi è? Ciao Stefano! Ciao Stefano. Luciano ti saluta, attenzione! Ma che fa? Saluti pure! Cioè, non solo stai a fare tutte le moine così, mo saluti pure, dai, mette proprio il dito nella piega proprio. Non ho mai avuto contatti così come li sta avendo con questo pupazzo qua. Beh, oddio, non sfioro nessuno. La scorsa puntata abbiamo visto cosa hai fatto, Stefano? L'abbiamo vista la scorsa puntata. Quindi. Mica tanto, ti sei anche meritato un bollino blu, credo, quindi. Io le confidenze che ha preso io non le ho prese con nessuno. Durante il giorno io non sfioro nessuno. Bah, dai, no, non è che proprio sei un santo, Dai. Ma me la vivo un po'. Ah, Madonna. Ste, ecco, ho una comunicazione per te. Ti aspetto al falò. Oddio, mo ora ha chiamato Ste. Ho un altro video per te. Di nuovo ha chiamato Ste. Che gli vorrei? Già l'aveva chiamato la volta scorsa. Ha tirato quella bella mazzata là. A livello sessuale? Non proprio benissimo. Ma no. Però è diventata una roba un po' tipo meccanica. Schematica. Diciamo, sì, è schematica. Sì, proprio fa le tabelline, fa allora lunedì questo facendo qua in questa maniera, martedì lo fa... No. Cioè proprio a me mi prende l'ansia quando si avvicina. Ah. Dai! Quando stavamo a casa vecchia e lo facevi proprio ovunque. Ma sì, proprio ovunque, sui lampadari, sotto al tavolo... Dietro la tenda, in tutte le maniere, in tutte le cose. Ma... Giusto per un attimo chiarire, allora è vero che ultimamente ci abbiamo questo problema, ma è dovuto a lei, da me non è cambiato niente. Che perché ha un nome il fare il contrario, e non lo dirò qui. Se lei mi dice che ha problemi fisici, io capisco e non la tartasso come invece lei dice che mi arrabbio e quant'altro. Però, cioè, se lei ti dice no, non mi vanno, o c'ho delle cose. Sta da sé che io mi fermo. Cioè, se la costringo ha un altro significato e un altro nome, un altro termine. Perseguibile per legge. C'ho l'ansia quando si avvicino, queste cose non le ho mai sentite io. Io infatti ieri sera dicevo ancora non ho sentito la mancanza. Ancora non ha sentito la mancanza. Quindi. Mamma fa? Che famo? Che famo quindi? Meglio adesso che dopo il matrimonio a sto punto. Nel senso che non ci sarà perché... Eh beh, certo. È meglio ora che dopo. Però già che dire che non ci sarà... Oddio. Già dire che non ci sarà... Certo. Non mi merito questo. Ha detto delle cose che comunque... Ci si può ancora venire incontro, ci si può... capire ancora, quindi ti dico, se continuiamo questo andazzo qui sono un po' tutto altro che matrimonio. Andiamo calmi, chiedo a Valentina di venire con me. Ecco ora c'è il duca del medioevo, solo per la gelosia. Mai cose di mancanza di rispetto, di rapporto, e lei ora mi sta mancando di rispetto. Però in che senso ti manca in che senso rispetto? Mi sono pure dimenticato di lì, ha ballato in mezzo a tre ragazzi, cioè. Ah beh, si è ballato in mezzo a tre ragazzi. Ah beh. E sti cazzi? Non regge niente, non regge niente proprio. Cioè, la vita degli adulti, semplicemente. Ma te credo, c'ha 21 anni, ma che pretendi? Ora, in questo momento, io metterò un fermo immagine, si potrà notare precisamente
il momento in cui la tentatrice capisce di aver trovato la fortuna del successo. Ok? 3, 2, 1, eccola qua. Cioè, ha detto, oh, mi sono trovata nel posto giusto, al momento giusto. Che c'è? Cioè, raga, non ci crede nemmeno lei. Raga, nemmeno lei ci crede. Io posso essere me stessa senza mai mancarti di rispetto. Non ti stai comportando bene. Cosa ho fatto? E ce lo chiediamo anche noi. Ce lo chiediamo anche noi. Oddio, un attimo. Ma chi stavano sotto le coperte? Chi stavano a fare sotto le coperte? Ci stava sta copertina che copriva tutto. Sta puntata la vedo proprio bella. Bella succosa la vedo oggi sta puntata. Ma secondo voi alla mia età, no? Vengo qua a fare cosa? Ce lo chiediamo anche noi. Vieni qua a fare cosa? Vede, no, un neo, niente, ma nella sua testa di geloso patologico. Lo sa, ecco, l'importante è capirlo che è un geloso patologico, ma io direi anche di più, un malato patologico, direi anche. Se io non sono un dottore, se c'è un dottore, uno psicologo all'ascolto che per puro caso sta vedendo questo video ed è arrivato a questo punto, per favore può commentare e scrivere se il suo caso è un caso di gelosia patologica mentale o se proprio un... Così ti salta tutto il vestito. Sì. Piano piano inizia a tessere la sua ragnatela di gelosia. A dire già il vestitino si alza. Piano piano a tessere la ragnatela della gelosia con la tentatrice che non se lo fila. Sta a fare il geloso con questa per farmela vedere. Maturità ne abbiamo? 12 anni e mezzo. Maturità scarseggia, diciamo, perché effettivamente lui fa il geloso con la sua ragazza, diciamo. E ora con questa tentatrice non è che dice, oh, non faccio il geloso, vabbè, sto qui perché devo far vedere che non sono geloso. Momento coperta è sempre presente. Oddio, stanno di nuovo sotto le coperte, oddio. Buonanotte, domani. Notte. Domani. Esco, è dato pure un bacetto sulla guancia però, dai. Palese che sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e ce ne andiamo via. Magari sarebbe anche cosa buona e giusta che chiamassi il falò, eh? Che dici? Però separati, ve ne andate separati però, dai. Dai Valentì, sì, fai la uoma, eh. E ora stanno nella vasca da bagno, stanno nell'idromassaggio. Ma parlano, no? Sì, ma non hanno il microfono. Perché sono in acqua. Sì, ma non dicono niente. Ma perché non dicono niente? E fu così che si alzò la bandiera. E si butta su di lui. Ti faccio vedere che sto nella vasca. Ti faccio vedere che ci faccio questo. Ti faccio vedere che mi metto lo scafandro sopra. Perché lui vuole mandarmi il messaggio: mi hai fatto male. Lei non può fare niente. Però questo sta a fare tutta una moina. Secondo me effettivamente può stare a fare tipo una moina che lo sta a fare così apposta. Però lo vedo tipo troppo preso da questa. Fidanzate, benvenuti al secondo falò. Oh, ma benvenuto anche a te Filippo, è sempre un piacere vederti. Sempre un piacere, caro Filippo. Ho un video per te. Immaginavo. Oh, dai, un altro video per Valentina. Un altro video, sta Valentina si sta vedendo proprio tutta vita, morte e miracoli. Tutto Tommaso, minuto per minuto, si sta vedendo. Un video. Ci siamo proprio passati. Ah, questa è proprio l'intervista che le hanno fatta tentatrice. Quindi l'ha detto, si sono baciati, quindi l'ha detto.
L'ha detto, raga, l'ha detto, l'avete sentito. Adesso bacia, l'ha detto lei. Però non l'abbiamo visto. Però non l'abbiamo visto. Mo aspettiamo ancora un po'. Che casino. Che casino. 30 minuti? No, raga, allora, 30 minuti senza telecamere e col microfono spento, raga, vuole dire solo una cosa. Mamma mia, ecco. Sta arrivando, un attimo, sei riveste. Come si riveste? Come, aspetta, no, raga. Come si riveste? Perché si... fate quello che stavo a dire prima. Dai limoni, signora! È ufficiale, il bacio c'è. Il bacio è arrivato, signori. È proprio così, spiattellato. E proprio a Valentina gli sono cresciute. Proprio così gli sono cresciute. Pure belle giganti, perché sta proprio in bella vista. Proprio... Raga, è ufficiale, si sono baciati. Quindi ora che farà Tommasello? Tommasello nostro? Penso che tu voglia un follow immediato. Sì. E ci mancherebbe che voglia un follow immediato. È ovvio. Tommaso, la tua fidanzata Valentina ha richiesto un follow di confronto immediato, quindi io ti aspetto al follow. Lo so, cazzi tu. Buonasera. Che arriva, eccolo che arriva, eccolo. La vediamo, possiamo vederlo senza parlare. La cosa legata, ma no. No, raga, che è su? No, Tommà. Allora, Tommà, state buono con sto scino, devi di più, perché manco ai cani si dice, eh. Io se faccio sh al cane, me tira a mozzico. Quindi manca al cane, gli dico sh. Quindi, Tommà, hai fatto mo e accucciate, Tommà. Infatti non me lo sono messo. Fammi sentire, per favore. Vai. Ancora con sto sh. Ancora, Tommà. A Valentina, ma non gli ho dato una pizza. Tommaso, decidi di tornare a casa insieme a Valentina o solo? No, con Valentina. Ma come con Valentina? Ma perché? A Tommà. Non ne posso dire queste cose qua. Ne posso dire qua queste cose. Valentina, decidi di tornare a casa con Tommaso o da sola? Da sola. Oh, e si è capito. Oh, finalmente Valentina ha mandato a fanculo Tommaso. Un bel applauso. A Valentina. Valentina e Tommaso tornano a casa separati, ponendo fine ad una relazione che durava da 1 anno e 7 mesi. Oh, l'ha mandato a fanculo sto Tommaso. Finalmente l'ha mandato via sto Tommaso. Oh, il nostro Tommasello se ne ritorna con in mano. Shock me all night long. Ah, ecco Alessandro, ora vediamo Alessandro che sta a fare. Hey you. Mamma mia, però come canti male Alessandro, eh. Hey you, ad Alessa. Alessa, ma c'hai 5 kg pellato, Alessa. Ma che te pompi, Alessa? C'hai 5 kg pellato, c'hai, io. Basta, poi mi fomento troppo. Vediamo un po' come si spinge giù. E chi sei, Balotelli? E chi sei, Balotelli? Tommà, ma che mi combina, Tommà? Sono più me stessa, nel senso che sono spontanea. Questa scena l'ho già vista da qualche parte e credo anche voi. Credo anche voi avete già visto questa scena da qualche parte. Te lo dico, Alessio, ho un video per te. Immaginavo. Oh, come le ha detto, te lo dico, c'ho un video per te, te lo dico.
Una volta quando stava arrabbiato è riuscito a dire che tanto no. Tutti gli uomini che ci avrò dopo di lui mi metteranno le corna perché non so soddisfo. Ma no, porella, no, 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 no. Non si dicono ste cose, No, buono, buono. Ste cose non si dicono però. Porella, l'hai fatta piagne, l'hai fatta piagne, Dai. Lui non è andato a scuola, non ha finito gli studi. Vuoi che cambio vita? Cioè, se non hai finito gli studi, fa niente, sì, fa niente, vai avanti un altro. Non ci sono mai andato a scuola, che c'entra? Non so cosa vuol dire. E questo, qualche dubbio lo avevamo anche noi, che non eri andato a scuola. Quindi, non è che dovevi dirlo, però l'hai detto, cioè ci hai dato una conferma di quello che già avevamo leggermente, ma proprio leggermente intuito, ma proprio una cosa leggera si era intuito, non si era capito, però non si era capito. Termina qui da Lismoros Relay in Sardegna la seconda puntata di... Oh, e finisce anche oggi la puntata di Tenti Cornutation Island. Oh, allora. Ora ci sono però le votazioni. Ok, la puntata è finita e ora ci sono le votazioni. Chi è che si sarà meritato il famosissimo bollino blu? Allora andiamo a vedere. Io ho fatto già un dei due nomi, ok? Uno dei due però è ripetuto perché anche già l'altra volta si è comportata un po' maluccio e quindi già avete capito. Signori, il vincitore del bollino blu è Tommaso e Claudia. Anzi, Tommaso, per quello che ha fatto, che ci ha appomiciato con la tipa e ha fatto anche altra roba, e alla fine ha detto pure no, me ne voglio tornare con Valentina, si becca Tommaso così di botto tutti insieme, perché può capitare, i due bollini blu. Quindi Tommaso vale per due bollini blu, quindi attenzione, Tommaso e Claudia a sto punto stanno a pari merito, perché Claudia anche l'altra volta aveva vinto il bollino blu, quindi stiamo 2-2 e uno quell'altro. Va bene ragazzi, quindi sto Tommaso ci ha dato parecchie soddisfazioni. Bravo Tommaso, bravo, bravo, bravo Tommaso, bravo Arcuglio. Ok, quindi mi raccomando ragazzi. Allora, questa reaction a questa puntata di The Cornutation Island finisce qua, ragazzi. E come dicevo, iscrivetevi al canale, Quindi cliccate qua sotto, iscriviti, e poi a fianco c'è la campanellina. Così, vedi? Iscriviti e campanellina, così. Ok, ragazzi, ci vediamo alla prossima settimana con una nuova puntata di Cornutation Island, e piccolo spoiler, ci sarà anche una variazione di format, perché andremo a caccia di cose misteriose con un ospite che inizierete a vedere poco alla volta, più spesso. Ho già detto troppo ragazzi, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete like, campanellina, commentate, condividete, tutte cose qua che già sapete benissimo cosa fare. Ragazzi, mi fido di voi e mi fido anche di te, che devi ancora iscrivere al canale, dopo che ti sei visto il video. Sto aspettando il tuo seguito, il tuo iscriviti. Bella raga, ci vediamo alla settimana prossima con Cornutation Island. What do you like?